Si chiama Seagull e nasce nei capannoni della Novotec, azienda leader di tecnologia aerospaziale con sede a Casoria in Campania e da Vetrana in Puglia, il primo idrovolante biposto ultraleggero al mondo. Una sorta di barca che naviga in cielo, mamma di quella che nelle idee dei progettisti potrà essere, in un futuro non troppo lontano, l'auto volante. La peculiarità di questo mezzo è infatti quella del ripiegamento delle ali nel momento del decollo e dell'atterraggio che avvengono in verticale, un po' come succede in natura agli uccelli e più precisamente ai gabbiani, dal quale Seagull prende il nome. Durante le mie battute di pesca ho ripetutamente osservato il volo del gabbiano, che mi ha ispirato la soluzione delle ali pieghevoli. Realizzato quasi interamente in fibra di carbonio, Seagull può arrivare a pesare, compresi i passeggeri, al massimo 700 kg. L'idea futura è far sì che possa atterrare su qualsiasi piattaforma, ma soprattutto essere completamente elettrico e all'avanguardia. I lavori per la sua nascita sono partiti nel 2018. Il progetto ha usufruito di un finanziamento del MISE di 1.300.000 euro per i 3 anni di durata del progetto. L'obiettivo tutto Made in Sud è quello di rivoluzionare il concetto di mobilità. Visto che rientra tra i velivoli ultraleggeri, per guidarlo una volta superate le attività di certificazione basterà un semplice patentino nautico e l'effettuazione di alcune ore di volo. La stima del costo di questo velivolo si aggira intorno ai 150.000 euro, che lo renderà sicuramente molto competitivo sul mercato mondiale.